Di fronte ai 70.000 spettatori del Neckarstadion di Stoccarda, olandesi e portoghesi erano pronti a darsi battaglia. I primi erano al loro battesimo in una finale di Coppa e puntavano a diventare la terza squadra della nazione a trionfare in Europa, mentre il Benfica voleva mettere in bacheca il terzo trofeo continentale. Eusebio era stato il protagonista in campo degli storici successi dei portoghesi, ora era pronto a guidarli in panchina come assistente. Il vincitore del trofeo sarebbe stato deciso così. Nel 1986 l'atto finale ebbe come protagonisti i due portieri. In questa occasione furono i tiratori a prendersi una bella rivincita. Ronald Koeman aprì le marcature a favore degli olandesi. Ma Elso pareggiò i conti superando Van Breukelen. Fu il turno dell'attaccante Kieft, il PSV tornò in vantaggio per pochi istanti, perché il capitano del Benfica, Dito, realizzò il rigore del 2-2. Il danese Ivan Nielsen non sbagliò e infilò Silvinho. Van Breukelen non riuscì a respingere la conclusione del marocchino Agiri e la situazione tornò così in parità. Dopo i primi 6 rigori nessuna squadra era stata in grado di rompere l'equilibrio in campo. Vanenburg si dimostrò freddo quanto basta per riportare in vantaggio gli olandesi. La pressione fu tutta sulle spalle del giovane Pacheco, che non si lasciò intimorire e realizzò il rigore del 4-4. Fu la volta di Lerby, che non ebbe alcuna difficoltà a trasformare il quinto rigore per il PSV. Il botta e risposta continuò con Moser, che portò il punteggio sul 5-5. Il subentrato Jansen si avviò a battere il primo rigore supplementare. Gus Hiddink guardò con tutta tranquillità il proprio giocatore realizzare il tiro dagli 11 metri. Antonio Veloso era consapevole che un suo errore avrebbe significato la quarta finale persa per il Benfica. L'incubo si trasformò in realtà, il tiro del difensore non fu impeccabile e Van Breukelen divenne l'eroe della finale con una semplice parata. La vittoria del PSV Eindhoven non fu spettacolare, ma bastò per alzare al cielo il trofeo continentale per la prima volta nella storia del club. Si trattò del terzo successo in Coppa dei Campioni per una squadra olandese dopo i trionfi di Feyenoord e Ajax, tutti negli anni 70. Erik Gerets divenne il primo capitano belga a sollevare la Coppa da trionfatore. I giocatori olandesi avrebbero dominato la scena l'anno successivo con un'altra maglia, quella del Milan.